un italiano su due soffre da stress da rientro e per chi sta cercando un bambino, questo incide negativamente tanto sulla fertilità femminile quanto su quella maschile. I consigli dell'esperta dopo la sigla. Bentrovati a Prima Pagina Salute. Al termine delle vacanze, moltissimi italiani soffrono del cosiddetto stress da rientro, uno dei principali nemici della fertilità. Alti livelli di cortisolo e adrenalina, insomma, incidono negativamente. Ne parliamo con Giulia Mariani, specialista in riproduzione assistita. Bentrovata, dottoressa. Buongiorno a tutti, salve. Io direi che mai come quest'anno, diciamo, siamo stati tutti esposti a forte stress, no? Soprattutto anche riferimento alla pandemia da Covid-19, quindi tutti abbiamo cambiato le nostre abitudini, lo stile di vita, siamo stati costretti al confinamento sociale, quindi c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi ha perso un parente caro, quindi comunque. Diciamo tutti abbiamo avuto più eventi stressanti, soprattutto in questo 2020. Come può incidere lo stress sulla fertilità? Sono stati fatti vari studi, diciamo di cui uno pubblicato sulla rivista che per noi medici della riproduzione, diciamo che conosciamo bene, molto ambita, che è il Fertility and Sterility, uno studio che ha misurato livelli di cortisolo e adrenalina, che sono gli ormoni che vengono prodotti dal nostro corpo in risposta ad un evento stressante, e le donne che avevano i più alti livelli di questi ormoni avevano un 12% meno, di tasso di concepimento. Quindi comunque sì che, lo stress, diciamo, influiva sulla fertilità di queste donne. Come può a livello pratico, diciamo, influire? Sicuramente, diciamo, è stato visto che alterazioni ormonali possono determinare alterazioni nell'ovulazione, quindi una inibizione dell'ovulazione, e questo ovviamente riduce il tasso di concepimento. E anche tutta una serie di sintomi fisici che lo stress può comportare, per esempio dolori gastrointestinali, mal di testa, possono far sì che le donne, diciamo, abbiano meno rapporti sessuali, quindi ridurre la frequenza dei rapporti sessuali. Eventi stressanti incidono anche sullo stile di vita, significa che diciamo, ci lasciamo più spazio a cibi grassi, dolci, quindi comunque un'alimentazione scorretta, possiamo dormire meno, un sonno che diciamo, è meno riposante. Una vita più sedentaria, beviamo più alcol, fumiamo più sigarette, quindi comunque tutta una serie di abitudini che vanno a incidere sul metabolismo della donna. Dal punto di vista maschile, anche qui ci sono stati vari studi, ne cito uno condotto dall'American Society for Reproductive Medicine, che è la società americana di medicina della riproduzione, che ha diciamo, misurato i livelli plasmatici, quindi nel sangue, di testosterone, che è l'ormone maschile, e ha visto che gli uomini soggetti a stress avevano ridotti i livelli di testosterone. Diciamo, e questo poi veniva, diciamo, i livelli ritornavano nella norma se questi eventi stressanti venivano meno. L'uomo come la donna, diciamo, sottoposto a stress, può cambiare le abitudini di vita e anche qui, diciamo, nuovamente alterare la, diciamo, la fertilità perché si va a alterare la produzione di spermatozoi. Ecco, dottoressa, quindi il primo consiglio prezioso è proprio quello di partire dall'ABC, quindi dalle sane abitudini, quali immagino dormire bene, mangiare bene, fare attività fisica. Ecco, quali sono le buone abitudini che dobbiamo o dovremmo mantenere? Esatto, perché la teoria la sappiamo, poi comunque metterla in pratica è sempre più difficile, no? Insomma, ci costa un po' di più. Sicuramente attività fisica, attività aerobica, quindi uscire all'aria aperta, spazi aperti, questo già ci aiuta, anche camminare, passeggiare.
un sonno ristoratore, quindi poi ognuno ha delle ore di sonno comunque che lo fanno stare bene, comunque diciamo andare a dormire sempre alla stessa ora, avere dei ritmi, una routine, un'alimentazione corretta con frutta, verdura ricche di vitamine, minerali, pesce azzurro, frutta secca, ci si può concedere anche la cioccolata fondente, che questo si è permesso, quindi comunque un'abitudine alimentare che poi sono quelle tipiche della dieta mediterranea. E evitare fumo, alcol, droghe ricreative, tutto ciò che diciamo è documentato incidere sulla fertilità. Vale sia per l'uomo che per la donna, immagino. Sì, questo è per entrambi, perché diciamo sono tutti fattori che vanno a incidere sul metabolismo, no? E quindi diciamo un ambiente sano è qualcosa che ovviamente poi anche favorisce la gravidanza nella donna e nell'uomo la produzione di spermatozoi. Diciamo i parametri seminali corretti sono il numero di spermatozoi, la mobilità, quindi come si muovono nelle forme normali. Questi parametri possono essere proprio alterati da tutti questi fattori che abbiamo commentato. Dottoressa, per chi sta cercando un bambino, a volte lo stress è indotto anche dal non riuscire ad ottenere una gravidanza. Questo succede molto spesso. Cosa consiglia lei in questi casi? Ottima domanda, nel senso che tutte le coppie che diciamo hanno difficoltà a rimanere incinta e comunque iniziano un percorso anche di fecondazione assistita soffrono di forte stress, che si unisce ansia, si unisce a depressione per un senso di colpa, di inadeguatezza, di fallimento, di vergogna. Diciamo molte coppie hanno difficoltà a accettare l'infertilità e quindi anche accettare poi la diagnosi, il trattamento, le terapie. E ricordiamoci che sono comunque percorsi difficili sia da un punto di vista fisico che psicologico, emotivo ed economico, quindi comunque è normale che le coppie abbiano bisogno di un appoggio, di un sostegno ed è anche per questo che nella nostra clinica e comunque in molte cliniche c'è proprio un supporto psicologico di psicologhe che diciamo trattano proprio di questi temi che quindi possono aiutare nell'accettare, nell'affrontare questo tipo di processi. Ultima domanda, lo stress non è l'unico fattore che può appunto interferire con la possibilità di avere una gravidanza. Quali sono gli altri fattori più importanti? Sì, allora infatti potremmo pensare che una volta diciamo risolto lo stress sia più facile e la gravidanza insomma giunga spontaneamente, automaticamente. Non è sempre così, diciamo vi sono dei fattori, per esempio l'età della donna, che hanno un impatto molto maggiore rispetto allo stress sulla fertilità. Questo non tutti lo sanno, ma a partire dai 35 anni si riducono la quantità e la qualità degli ovuli della donna. No? Noi donne nasciamo con un patrimonio follicolare di ovuli che è lo stesso per tutta la vita fertile che esauriamo con la menopausa. Pertanto, diciamo, a maggiore età ci sarà maggiore infertilità proprio per un'alterazione di qualità e di quantità degli ovuli. Questo e l'età quindi è un fattore che diciamo, noi sempre vogliamo diciamo, incidere e insomma, focalizzare l'attenzione su questo perché poi è diciamo, quello più importante che incide sulla fertilità della donna. Nell'uomo diversamente, diciamo, la fisiologia riproduttiva è differente, pertanto l'età dell'uomo incide meno sulla fertilità maschile. Però anche a questo c'è rimedio ormai, anche perché insomma, dobbiamo considerare che ormai l'età media in cui una donna decide di avere una gravidanza si è sicuramente alzata. Ecco, quali possono essere gli accorgimenti o le soluzioni per chi ha superato i 35 anni? E comunque vuole avere una gravidanza o programma di averla magari ancora in là nel tempo.
Allora, diciamo, questo poi va valutato, no? Perché ovviamente, diciamo, se poi ci sono difficoltà nel concepire, ovviamente noi consigliamo di non aspettare, non perdere tempo e rivolgersi a una clinica o un centro specializzato, diciamo, che possa fare un'analisi della situazione e quindi anche individuare eventuali problemi che si possono risolvere. Diciamo, altra cosa che noi sempre consigliamo è che, diciamo, se una coppia o una donna non ha intenzione di avere figli nell'immediato, però diciamo va avanti con l'età, una tecnica che noi sempre consigliamo è la preservazione degli ovociti, quindi la preservazione della fertilità. Fare un trattamento per congelare gli ovuli e questo fa sì che diciamo, possano essere utilizzati in un futuro mantenendo la qualità diciamo, del momento in cui si è fatto il trattamento. Questo è un qualcosa, diciamo, che può sembrare sempre, diciamo, è un qualcosa del futuro, però noi sì che lo consigliamo. Penso ormai, insomma, non è più fantascienza come si poteva pensare fino a qualche anno fa. Esatto, nel senso sempre più ragazze ci chiedono di diciamo, fare questa tecnica, comunque informazioni, perché la prima cosa è informare le pazienti, anzi diciamo noi vogliamo dire a tutti i ginecologi sul territorio di sempre avere anche un occhio alla fertilità delle donne, quindi non solo diciamo, il tema di patologia ginecologica, ma anche diciamo, chiedere se hanno intenzione di avere figli e quando, e quindi anche proporre eventuali soluzioni. Per concludere il tema dello stress e della fertilità, la risposta immagino sarà positiva, ma glielo chiedo lo stesso. Le tecniche di meditazione, di yoga, di training, possono aiutare, aiutano? Assolutamente sì, anche questo poi diciamo ognuno troverà la tecnica che più diciamo lo possa aiutare, no? Più affine alla sua personalità, comunque meditazione, yoga, agopuntura, anche semplicemente diciamo avere un diario, ascoltare musica, farsi fare dei massaggi, camminare, passeggiare o anche un supporto psicologico di una psicoterapeuta, diciamo ognuno poi appunto diciamo sceglierà la tecnica, la strategia migliore per tollerare lo stress e affrontarlo e sopportarlo, ma diciamo tutte le tecniche sono benvenute. Benissimo, dottoressa Mariani, io la ringrazio per questo suo intervento. Bene, grazie a voi e spero a presto. Ringrazio anche tutti voi telespettatori e telespettatrici che ci avete seguito. Ringrazio la regia di Antonio Lucchesi. Prima pagina Salute per oggi termina qua.